Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Xiaomi Mi 4. Hardware importante, prezzo interessante, ROM MIUI, vero valore aggiunto di questo smartphone. Ma tutto questo come si riflette nell'uso quotidiano? Scopriamolo insieme. Eccoci dunque in compagnia di questo Xiaomi Mi 4. Vediamo subito cosa contiene la confezione. Tra l'altro confezione molto basica, anche graficamente in carta riciclata. Andiamo a sollevare la parte superiore e troviamo ovviamente qui lo smartphone, che poi andremo a esaminare nel dettaglio. Andiamo a rimuoverlo, solleviamo questa copertura di cartone. Sappiate che questo smartphone si trova solo tramite importatori italiani che importano dalla Cina, quindi troveremo in confezione accessori derivanti dal mercato cinese, come il caricatore da parete con la presa ovviamente orientale, il cavo dati USB, micro USB, una scatolina che contiene la graffetta per aprire il cassettino della micro SIM e qualche manualistica scritta in ideogrammi. Ovviamente poi i venditori italiani inseriranno anche tutto ciò che serve per il mercato italiano, come l'adattatore per la presa europea. Nient'altro nella confezione, andiamo a rimuovere un po' tutto, riprendiamo questo Xiaomi, andiamo subito a parlarvi di dimensioni: 139.2 x 67.5 x 8.9 mm di spessore, 149 grammi, il peso si sente ma non è assolutamente un problema, l'ergonomia è abbastanza buona per essere un 5 pollici, guardate quanto sono sottili le cornici, e anche la parte sopra e sotto sono simmetriche, il telefono è davvero molto ben bilanciato, solo la parte posteriore è un pochettino scivolosa in questa finitura lucida, ma il metallo attorno aggiunge veramente un valore aggiunto. Andiamo un po' a vedere come è fatto questo... questo smartphone. Qua superiormente abbiamo i sensori di luminosità e prossimità, oltre al marchio Xiaomi, la capsula auricolare, la camera frontale da ben 8 megapixel, qua sotto tre tasti soft touch di Android, multitasking, home e indietro, e nascosto qui sotto, invisibile se non in funzione, il LED di stato e di notifica RGB. Posteriormente abbiamo la camera da 13 megapixel, il secondo microfono per la soppressione dei frusci e il flash LED, nient'altro sul posteriore, lato destro con bilanciere del volume e tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, lato inferiore con la bellissima griglia dell'altoparlante e l'ingresso micro USB, lato sinistro con solo il cassettino della SIM. Superiormente jack da 3,5 per le cuffie e porta infrarossi per l'uso come telecomando. Parliamo un po' di materiali, ve li ho già accennati, questo è acciaio e non alluminio, dà davvero un bel touch and feel, molto duro come materiale, molto resistente, e un telefono che assolutamente sembra di fascia nettamente superiore rispetto a quello che è il prezzo di questo smartphone. La costruzione è buona, solo andando a cliccare un pochettino i bordi si può sentire in qualche caso raro qualche piccolo scricchiolio. Vi segnalo che la SIM è in formato micro, il taglio di memoria è da 16, arriverà anche la versione 64 GB, purtroppo non espandibile, la batteria è integrata non removibile da 3080 mAh. Andiamo ad accendere con l'apposito tasto, vi parlo allora di autonomia, questa batteria ci porta davvero bene a sera. Se non abbiamo problemi software, poi capirete che cosa intendo, non avremo problemi a coprire la giornata e arrivare a sera con una buona percentuale di batteria. Qui, e soprattutto in standby, l'ottimizzazione è davvero buona. Il display invece durante l'uso consuma, ma questo succede con tutti gli smartphone. Anche il processore in standby fa in modo che il consumo non sia assolutamente elevato. Ma proprio di processore parliamo, Snapdragon 801 a bordo, 2.5 GHz quad core con GPU Adreno 330 e ben 3 GB di RAM. Per quanto riguarda la parte radio abbiamo 4 bande UMTS, 4 bande GSM, non c'è l'LTE in questa versione, arriverà anche questa, prima compatibile solo con le reti cinesi e poi anche la versione europea, Wi-Fi A, B, G, N, AC, dual band, ottimo, prende benissimo.
Bluetooth 4.0 low energy, nessun problema con i wearable. Tra gli altri sensori abbiamo l'accelerometro, il giroscopio, sensore di prossimità e luminosità, vi ho già fatto vedere dove sono posizionati, la bussola, non c'è purtroppo l'NFC, scelta piuttosto strana, c'è però il GPS assistito che funziona davvero bene. Ma proprio di display andiamo a parlare, display 5 pollici, IPS, Full HD, 441 PPI, andiamo ad aprire la nostra applicazione di test perché questa è una delle migliori unità a livello di display mai viste in circolazione. Il bianco è buono, la definizione è eccezionale, i pixel non si vedono neanche a pagarli, e buono l'angolo di visione, non abbiamo particolari problemi se non proprio se lo andiamo a mettere di taglio. Ottima la riproduzione cromatica, guardate qua i colori, ottimo il punto di bianco, e il nero è da IPS ma comunque è buono anch'esso. Andiamo a vedere come funzionano le app di test, torniamo un attimo nella nostra applicazione di test, adesso stavo scaricando il tasto sbagliato ovviamente perché provando tanti telefoni con tasti posizionati sempre in posizioni diverse può capitare, guardate la qualità di riproduzione di questo display. Vedete i colori scuri non virano quasi per niente, solo un pochino così, ma tra l'altro il taglio influisce solo nei colori neri, in realtà con le altre tonalità non abbiamo problemi. Quindi non so quale altra lode sprecare per questo display, è davvero eccezionale. Anche la luminosità massima è buona, si vede bene sotto il sole, il sensore di luminosità però è un filo pigro, ma questo probabilmente è questione di software, poi ve ne parlerò meglio. Vi parlo di software all'inizio perché stiamo provando la versione MIUI V6 che non è definita stabile ma è poi quella che verrà sviluppata da qua in poi, però la troviamo già tradotta in italiano a differenza della V5 e secondo me è già adatta all'uso quotidiano, quindi ho preferito provarle, ho provato ovviamente tutte e due le ROM, ma ho preferito recensirlo con questa perché vi farà vedere come sarà da qui in poi il vero design della ROM che equipaggia questo Xiaomi. Quindi se trovate qualche piccola imperfezione grafica sappiate che ancora non è definita stabile questa versione software. Noi andiamo a vedere però ciò che è l'hardware, cioè la componentistica di questo telefono, come funziona e come interagisce. Ma già che parliamo di componentistica vi parlo, tra l'altro una mosca che passa, vi parlo di parte telefonica eccezionale, ottima la ricezione, ottimo l'audio in capsula, ottimo il viva voce. E dall'altra parte ci sentono sempre benissimo, nessun problema audio corposo, davvero una buonissima qualità delle componenti audio e telefoniche. Andiamo ad aprire il dialer, tra l'altro molto bello qua tutti i contatti e qui il tastierino con la ricerca rapida in rubrica davvero molto buona. Proviamo a chiamare il 119. C'è la possibilità di registrare la chiamata. Adesso, ok, sta chiamando. Non so cosa ho chiamato, però per sicurezza andiamo a rifarlo. Lo dà come numero di emergenza. Guardate la possibilità di registrare la chiamata, attiviamo via voce. Benvenuto nel servizio clienti TIM, la chiamata è gratuita. Allora, scanso scariche dai microfoni della fotocamera, vi confermo ciò che vi ho detto all'inizio, il viva voce si sente bene anche in macchina e anche dall'altra parte, e anche a molta distanza dal telefono ci continuano a sentire in modo perfetto. Parliamo di SMS per andare a vedere la tastiera, tra l'altro date anche un'occhiata al client, possiamo andare a scrivere un nuovo messaggio di testo. Allora, tastiera stock di Android che funziona sempre molto bene, non abbiamo particolari problemi, abbiamo anche lo swipe, le personalizzazioni della tastiera stock, conoscete. Occhio che all'origine con questa ROM c'è il rapporto di consegna attivo, quindi attenzione a disattivarlo perché dalle impostazioni degli SMS, poi andremo a vedere dove si trovano, occhio a disattivarlo perché sennò vi mangerà molto... credito. Dagli SMS usciamo, andiamo a parlare di parte mail, client mail, eccolo qui, molto bello graficamente, tenuto, sviluppato molto molto bene, andiamo a cercare una mail in HTML, anche la possibilità del
C'è anche la possibilità della casella che racchiude tutte le email, quindi delle inbox collegate. Guardate, anche qui senza nessun problema, sì, e interfaccia benissimo con tutte le email, comprese quelle di Gmail. Ecco, un bug da segnalare, che questo sì potrebbe minare l'uso quotidiano con questa MIUI V6, è il fatto che non funziona l'app di Gmail, o meglio funziona ma ha molti problemi a scaricare gli allegati. Si rischia di consumare tanti dati anche se impostiamo solo in wifi e di drenare la batteria in davvero pochissimo tempo. Come ovviare questo? Impostare l'IMAP sul client email di serie della MIUI, che funziona davvero molto bene. Passiamo al browser web della MIUI, che ha un'apertura solo con alcuni ideogrammi. Andiamo comunque sul nostro sito. Ecco fatto, guardate anche la velocità di caricamento, com'è decisamente buona, già così possiamo muoverci. Browser web che in realtà mi ha dato qualche piccolissimo problema di velocità e di reimpaginazione. Non ho ancora capito se in realtà c'è o non c'è, perché alcune volte la fa, alcune volte non la fa, vedete, ha qualche problemino, quello di serie. Con Chrome tutto migliora, funziona tutto davvero molto meglio. Si è caricato Discus, andiamo a scrivere un nuovo commento. Guardate la velocità anche di scrittura, non abbiamo problemi. Abbiamo anche la lente che va ad ingrandire la parte e possiamo muoverci benissimo con tutte le parti, con tutto l'uso che potremo fare di un browser desktop. Andiamo dunque sul Corriere per vedere ancora una pagina più pesante. Intanto mi chiedono giustamente delucidazioni proprio sul Mi 4, andiamo ad aprire il Corriere della Sera, risponderemo dopo alle delucidazioni. Modalità desktop che si attiva qua in basso. Ok, siamo ancora sul Corriere, per correttezza vi faccio vedere dov'è la modalità desktop. Ci ho messo un pochettino per cercarla, in realtà non me lo ricordavo proprio che si dovesse andare qui in avanzate e andare a settare la user agent su desktop, quindi qualche passaggio in più. Vedete, adesso andiamo a fare un ricarico, tra l'altro avete visto i pop-up notifiche che escono e ovviamente adesso avremo la nostra modalità desktop. Anche in questo caso non abbiamo particolari problemi, ma la velocità mi aspettavo dovesse essere un pochettino più fluida col browser stock, quindi vi consiglio di utilizzare browser alternativi almeno fino a che non avremo una ROM più stabile. Torniamo indietro, usciamo dal browser, anzi no, vi torno qui su Android Blog per farvi vedere la modalità lettura, che in caso di siti che lo supportano praticamente leva tutto ciò che non è testo e ci fa vedere il sito in questa maniera molto molto pratico. Usciamo dalla parte web, vi parlo subito di multimedialità, fotocamera. Vi faccio vedere prima di tutto il software, molto carina la possibilità di entrare nelle impostazioni principali così e in quelle avanzate così. Intanto vedete tutte quelle della relative alle fotografie. E torniamo indietro, vi faccio vedere la modalità video che si attiva così anche qui. Applicazione che prevede queste poche impostazioni rapide, questo è il time lapse, questo è la moviola, l'HDR anche nei video, e qui tutte le possibilità del video, compresa la possibilità di registrare in 4K e scegliere il tipo di messa a fuoco. È davvero bella l'interfaccia di questa fotocamera. Andiamo a tornare nella camera, proviamo a fare uno scatto per vedere quanto ci mette a mettere a fuoco. Ha anche rilevato il volto del nostro giocattolino di test. Adesso avevo attivato il flash che ha sovraesposto, ora facciamone un'altra senza flash. Avete visto la velocità di scatto davvero molto buona. E usciamo dalla parte fotocamera. Vi parlo di risultati degli scatti, occhio sempre a tenere conto della ROM non definitiva, comunque per rendersi
conto della qualità di questo sensore Sony, tra l'altro. Andiamo a vedere questa col flash come è venuta abbastanza bene. La camera frontale 8 megapixel, abbastanza di qualità, prende bene anche ciò che è nel retro della foto, quindi è buona anche l'apertura, quindi vi verranno dei bei selfie. Di notte vedete comunque la foto cattura abbastanza pochi dettagli senza flash, ma limita il rumore video. Questo è un video, questo anche il flash, anche qui ha qualche piccolo problemino di tempistica con lo scatto. Con poca luce non vi sono problemi, abbiamo poco rumore video, ottime le foto con tanta luce, guardate come sono ben definite, dove possiamo andare fino a vedere, un po' limitato lo zoom della galleria, e le macro, niente da dire, davvero eccezionale. Quindi secondo me qualche affinazione software, ma la qualità c'è. Diciamo che questa fotocamera mi sarei aspettato qualcosina in più, ma a un 7,5 ci arriviamo senza particolari problemi, un po' come le camere Sony da 20 megapixel che non davano poi la resa che ci si aspettava dai megapixel effettivi, diciamo. Per quanto riguarda i video, guardatevi sulla pagina della recensione, link in descrizione e ovviamente anche sul nostro canale YouTube. Messi a posto video in Full HD, nessun problema audio come accadeva con la MIUI V5 che abbiamo già visto in tante altre recensioni. E qualche problema ancora sul 4K e i timelapse eccetera eccetera, insomma non sono fluidissimi, la resa sicuramente potrà essere migliore con successive versioni software. Parliamo di cosa riproduce questo telefono, vi faccio vedere l'app video, entriamo da qua, molto bella, possiamo anche cercare video online e anche entrare con l'account MIUI, troveremo solo siti in cinese, solo video in cinese. Andiamo sui video demo, nessun problema sugli MKV, vengono riprodotti davvero molto molto bene anche con l'audio. Nessun problema sui 1080p, ecco fatto. Guardate quanto sono belli i colori di questo display, davvero eccezionale l'esperienza visiva. I DVX partono con audio HT, vengono riprodotti, ma vabbè, vedete, scattano. Quindi qua dovremo usare player alternativi per i DVX. Per il resto nessun problema da segnalare sulla riproduzione video. Parliamo ora di parte gaming, abbiamo Real Racing. Aspettiamo i tempi di caricamento, confermo ovviamente la bontà del display. Intanto potete già guardare come è fatta esteticamente questa interfaccia, a me piace davvero davvero tanto. Sì, lo so già cosa direte, assomiglia a iOS sotto, però ha anche tutte le possibilità di Android, quindi un ottimo compromesso tra iOS e Android alla fine questa MIUI V6, perché esteticamente è davvero accattivante, le possibilità poi di personalizzazioni sono infinite come Android ci ha abituato. Aspettiamo il caricamento del gioco che ormai dovrebbe essere giunto al termine. Vi dico che il processore è su bilanciato, non vedo motivo di metterlo su alte prestazioni perché in realtà non abbiamo tantissima potenza in più e soprattutto andremo a sentire molto caldo qua dietro, cosa che non succede con processore in bilanciato e più che altro non abbiamo particolari vantaggi. Partiamo. Mettiamoci in scia, non guadagniamo praticamente niente, va bene. Ok, usciamo, forse avete visto qualche piccolissimo calo di frame, ma davvero poca cosa. Se vogliamo possiamo andare nelle postazioni, mettere le prestazioni massime e non avremo particolari problemi in nessun campo, comunque già così giocabilissimo. Parliamo dunque finalmente di parte software, vi faccio vedere tutte le impostazioni e se le conoscete già ovviamente saltate questa parte di video, andate avanti, modalità aereo, reti mobili e wifi, vi faccio vedere come nelle reti mobili si può impostare la tipologia di rete predefinita, altre impostazioni che sono poi alla fine quelle classiche di Android, strana la scelta di non mettere l'NFC, guardate le impostazioni del display, luminosità, possiamo impostare anche in modo fisico la luminosità
automatica e andare a settare tutto ciò che riguarda la temperatura colore del display. Possiamo anche prevenire le chiamate in tasca usando il sensore di prossimità, impostare uno sfondo, uno screensaver, la rotazione automatica, eccetera, eccetera, eccetera. Audio, queste le possibilità. Segnalo che se andiamo ad azzerare l'audio non si azzereranno le sveglie, e se andiamo ad azzerare le sveglie, quando riattiveremo l'audio rimarrà muta la sveglia, quindi rischierete di non svegliarvi al mattino. Attenzione a questa cosa. Queste le altre impostazioni. C'è anche l'ottimizzazione audio, la modalità non disturbare di Android, le notifiche. Possiamo andare a gestire le notifiche per ogni singola applicazione, il modo e il modello di interfaccia che ci verrà presentato. Avete visto anche il pop-out di prima. Tra l'altro, le notifiche vengono segnalate da questi tre pallini, cosa che passa un po' inosservato ma che è piacevole. E avete visto anche il contatore di velocità dati, davvero interessante. La sicurezza, queste sono le impostazioni, poi vi parlerò meglio dell'app sicurezza quando parleremo di app preinstallate. E la geolocalizzazione, gli account, qua tutti gli account presenti sul nostro dispositivo. La batteria, vedete, la possiamo settare anche il tipo di indicazione, l'impostazione che vi dicevo io del processore e il consumo di batteria, non grafico, solo con queste interfacce, comunque batteria molto buona in ogni caso. La possibilità di impostare le azioni per la pressione prolungata di ogni tasto, davvero tante le impostazioni. Anche nella schermata di blocco possiamo impostare delle azioni rapide premendo alcuni tasti. Le impostazioni delle notifiche, guardate anche quanto sono estese le impostazioni per un eventuale auricolare, data e ora, va bene. Ecco, le app di sistema, questo si è davvero ripreso un po' da iOS. Tutte le impostazioni delle app di sistema le troviamo in questo sotto menu, compresa quella dei messaggi che vi avevo anticipato prima. Qua ovviamente la gestione applicazioni di Android con la classica divisione, backup e ripristino, e le informazioni sul telefono in ultimo, che dicono la versione MIUI 4.9.26, c'è un aggiornamento settimanale, le trovate sui ragazzi di MIUI Italia che tradurranno questa V6, ormai solo questa, la V5 non si sa se arriverà o meno, ma insomma questa è la ROM di riferimento per questo telefono, basato su Android 4.4.4 KitKat, ovviamente l'ultimissima versione. Vediamo un po' come si modifica la home. Con un pinch possiamo aggiungere widget, muovere app, selezionare le transizioni di scorrimento della home. Davvero tanta la personalizzazione di questo di questa MIUI, davvero molto, tutto tra l'altro molto bello. Apprezzo tantissimo i caratteri sottili con cui è scritto tutto, tutta l'interfaccia. Possiamo ovviamente impostare, adesso non so cosa sto facendo, ma intanto potete vedere la velocità e la reattività. Guardate i quick setting, qua abbiamo le notifiche che vi oscurerò per privacy, possiamo rimuoverle così. Questo è un widget della sicurezza. Tra l'altro interessante il fatto che se c'è l'orologio qui non compare quello nella barra di stato, quindi davvero molto molto bello, bello in tutti i campi l'estetica di questa MIUI. Possiamo anche accedere alle app con il collegamento rapido. Proprio di applicazioni vi stavo parlando, questa è l'app che vi volevo mostrare. Attenzione, perché se non vi arrivano delle notifiche, non riuscite a usare Facebook Messenger, eccetera eccetera eccetera, probabilmente è perché qui avrete dei blocchi. E qua nei permessi possiamo dare i permessi qua a ogni singola applicazione, andateli a vedere, vedete ad esempio quelli di Chrome come vengono gestiti. Questa è una cosa che non si può levare, sinceramente non condivido molto, perché uno si trova dei problemi di applicazioni, poi in realtà bisogna andare qui. La possibilità di dare una pulita con liberando RAM, però è 3 giga, bastano e avanzano. Impostare un utilizzo dati, l'antivirus, ma soprattutto sono i permessi quello a cui dovete tenere conto. L'app blocco invece identifica quello delle chiamate e degli SMS. Qua l'updater per l'aggiornamento settimanale delle applicazioni, poi ovviamente, come non citare i temi, ce ne sono davvero un'infinità, soprattutto in cinese, ma cambieranno completamente l'interfaccia del telefono se questa stile iOS 8 non vi piace.
Questa più o meno un'infarinata della MIUI, fateci sapere se avete bisogno di altre informazioni sulla MIUI, probabilmente fino a lunedì questo telefono lo manterrò, come avete visto c'è anche la radio FM che funziona molto bene. Noi andiamo a parlare di parte musicale, guardate quanto è bello anche il lettore musicale, ovviamente andiamo nelle nostre canzoni, riproduciamo quella di Test. Ottimo di conferma l'altoparlante, magari il volume non sarà altissimissimo, ma la qualità è davvero buona. Abbiamo anche un sentore di bassi, davvero un bel altoparlante che poi non viene attutito perché si trova in questa ottima posizione inferiore. Passiamo a un po' di conclusioni. Cosa dire di questo Xiaomi Mi 4? Il prezzo online in Italia è sui 400 euro dai vari importatori, in Cina costa molto meno, mi sembra il corrispondente di 250 euro. Davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Aspettate comunque che scenda ancora un pochino, perché 400 euro sì, sono pochi a livello totale, però comunque è un terminale sempre orientale, senza nulla togliere i terminali orientali, però per sfruttare al meglio il loro eccezionale rapporto qualità-prezzo magari conviene aspettare un po', se no 400 euro è comunque un ottimo prezzo. Cosa ci piace di questo Xiaomi? Assolutamente il display, ottima unità, davvero eccezionale, e anche tutta l'interfaccia, almeno a me personalmente mi piace davvero tanto come è stata disegnata l'interfaccia in generale. Cosa non ci piace invece? Beh, manca la memoria espandibile, questo è una cosa piuttosto negativa, e anche la ROM, per così com'è, non è user friendly. Scusate, ma a questa chiamata devo rispondere. Di nuovo perdono per il taglio, vi stavo dicendo cosa non ci piace. Oltre alla mancanza di espansione di memoria, non capisco perché non abbiano messo l'NFC. Ormai non penso che i costi dell'NFC siano così già esagerati. Quindi un telefono che ha una componentistica interna davvero ottima, un bellissimo design, bei materiali, e bellissima l'interfaccia. Un telefono che, se lo acquistate oggi, non potrà fare altro che migliorare con i futuri aggiornamenti. Io con questo concludo, vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, mi raccomando andatevi a leggere la recensione, il link è qua sotto in descrizione, la recensione completa, perché è anche un pochettino più approfondita e tecnica del video. E vi ringrazio ancora, per adesso è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.